Carboni a calcio a rischio sfratto. A causa di un contenzioso con il comune, la storica squadra calcistica potrebbe essere obbligata a lasciare lo stadio Zoboli. Droga, un arresto stamattina a San Giovanni su Erge. Un giovane di 25 anni è stato trovato in possesso di svariate decine di grammi di hashish e marijuana. Verrà processato oggi per direttissima. Nasce a Carboni il centro commerciale naturale. Il nuovo ente avrà il compito di rivitalizzare il tessuto produttivo commerciale della città e di promuovere le eccellenze territoriali. Dragaggio del porto industriale di Portovesme. Dopo parecchi anni di attesa, finalmente partiranno i lavori per l'importante infrastruttura indispensabile per il rilancio del polo industriale. Ben ritrovati su Canale 40 per questo nuovo appuntamento con l'informazione. Oggi giovedì 20 dicembre 2018. Divampa la polemica nella città di Carbonia a causa infatti di un vecchio contenzioso con il comune. La storica squadra cittadina rischia di essere sfrattata dallo storico stadio Zoboli. Vediamo dunque i dettagli nelle interviste che abbiamo realizzato con il direttore generale della società Stefano Canu e con Damiano Basciu, leader del gruppo Ultras dei Briganti. Vediamo. Siamo in compagnia di Stefano Canu, direttore generale del Carbonia Calcio. Nella giornata di ieri avete avuto una brutta sorpresa. I lavoratori della Sumica sono stati mandati dal comune qui nell'impianto sportivo per cambiare la serratura. Viene messa in discussione la permanenza della squadra nella città di Carbonia. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? C'è un contenzioso aperto tra l'amministrazione comunale e il Carbonia Calcio, al quale secondo le norme vigenti abbiamo fatto regolare opposizione e il giudice incaricato, il giudice istruttore, ha fissato un'udienza per aprile del 2019. In attesa di quella udienza sono ammesse naturalmente tra le parti in causa dei rapporti per conoscere quali via di uscita ci possono essere. Noi abbiamo dei documenti che abbiamo prodotto per fare l'opposizione e questi documenti smentiscono quella che è l'ingiunzione stessa, nel senso che la stessa amministrazione comunale con una propria delibera aveva pareggiato una certa situazione debitoria che esisteva dopo 5 anni di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo e nonostante questa situazione che è stata sanata dall'amministrazione comunale, la stessa amministrazione comunale ci chiede dei soldi relativi proprio allo stesso periodo. Quindi c'è una situazione che quantomeno non ha fondamento dal punto di vista proprio dei documenti, perché smentiti proprio con atti ufficiali da parte dell'amministrazione comunale stessa. Damiano Basciu, leader storico del gruppo Ultras del Carbonia, stavolta siete pronti a tutto per difendere la squadra? Beh, come sempre Manolo, noi siamo attaccatissimi a questi colori, alla storia di questi colori, pensiamo che dia lustro alla città. Abbiamo anche ricevuto dei premi a livello nazionale, il premio Italia Live, noi personalmente i Briganti, per delle iniziative che coinvolgono le famiglie. Vediamo il calcio un po' come una questione sociale che probabilmente da qua si può anche ripartire per una coesione sociale in città, una delle tante situazioni da cui si potrebbe ripartire. Noi siamo pronti a tutto, siamo qua in presidio permanente, finché non arrivano magari, non so, le forze dell'ordine con un decreto di un giudice, allora in quel caso saremo costretti ad andarcene. Nel frattempo noi siamo qua, perché nessun operaio può venire qua a cambiarci le serrature dei cancelli. Tra l'altro qua ci sono delle attrezzature, una palestra, ci sono tante cose che non è che prendi, chiudi e ciccia. Qui siamo residenti, in poche parole, ma no. Noi siamo qua, giorno e notte. Parliamo adesso di cronaca. Stamane gli agenti del commissariato di Iglesias hanno denunciato Nicola Granella, 25 anni, di San Giovanni su Erge, per possesso di sostanze stupefacenti. Addosso al giovane, dopo la perquisizione personale effettuata dai poliziotti, nel suo comune di residenza sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish. Nella successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno invece trovato altri 14 grammi della stessa sostanza chiusi in un pacchetto di sigarette e oltre 50 grammi di marijuana essiccata. Nella giornata il giovane verrà processato per direttissima.
Cambiamo argomento. Aumentano i dubbi sulle prospettive del polo industriale di Portovesme se il processo di decarbonizzazione fissato dal governo in tutta Italia per le centrali termoelettriche porterà alla chiusura della centrale Enel di Portovesme nel 2025, a rischio la ripartenza degli stabilimenti industriali della filiera dell'alluminio. Abbiamo approfondito l'argomento con Nino D'Orso, segretario della FEMCA CISL del Sulcis Iglesiente. Vediamo. Siamo in collegamento con il segretario territoriale della FEMCA CISL, Nino D'Orso. In riferimento alle notizie trapelate oggi su un potenziale rischio per la ripartenza di Alumina dovuta a un'eventuale chiusura della centrale Enel e in riferimento alla decarbonizzazione che entro il 2025 vedrà chiudere tutte le centrali a carbone in Italia, quali sono i rischi reali per il polo industriale di Porto Scuso, per lo stabilimento dell'Alumina e in generale per tutto l'agglomerato industriale? Io credo che questo sia un problema che riguardi un po' tutta la Sardegna, anche perché con la chiusura della centrale Enel, non avendo a disposizione altre fonti, diciamo così, di produzione di energia elettrica, non possiamo riconvertire una trasformazione per produrre energia elettrica da carbone ad eventualmente al metano quando tutta l'isola non è predisposta, non è ancora predisposta a fare un cambio così radicale sulla produzione di energia elettrica. È chiaro che mette tutto a rischio il progetto e tutti i progetti che sono ancora in campo, che devono essere definiti. È chiaro che su questa partita io mi auguro che anche l'Enel faccia le sue dovute verifiche, le sue dovute pressioni nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e faccia capire che così come qualcuno vuole far apparire che si deve togliere il carbone, faccia capire che la Sardegna non è ancora predisposta a convertirsi eventualmente a metano o altre fonti rinnovabili per poter produrre energia elettrica. Sindacalmente quindi ci sarà una mobilitazione, una presa di posizione per scongiurare ogni eventualità di questo tipo? Ma io penso che in questi giorni già attiveremo anche le nostre segreterie nazionali, già attiveremo un po' dei ragionamenti anche ai nostri interni per vedere cosa è possibile fare. È chiaro che adesso anche la regione Sarda si deve muovere per fare in modo di far capire al Ministero dello Sviluppo Economico attraverso i suoi canali quelle che sono le difficoltà in Sardegna, con una chiusura così drastica del settore, diciamo così, carbonifero, quindi della produzione di energia elettrica. Dopodiché anche noi ci attiveremo nei confronti anche di Confindustria, delle istituzioni, delle segreterie nazionali per far capire che non siamo ancora pronti eventualmente a una riconversione di questo genere. E quindi rimette tutto in discussione e ci ricrea di nuovo ulteriori problemi che già questo territorio sta soffrendo abbastanza. Prende vita a Carbonia il centro commerciale naturale. Il nuovo ente avrà il compito di rilanciare lo storico tessuto commerciale e artigianale della città. Ai nostri microfoni Massimo Fadda, promotore e presidente del centro. Vediamo. Siamo in compagnia di Massimo Fadda, presidente del centro commerciale naturale. Grazie a te finalmente questo importante progetto ha preso piede. Anche la città di Carbonia avrà la possibilità di valorizzare le proprie eccellenze in ambito artigianale, in ambito commerciale, insomma le maggiori specificità e peculiarità che la nostra città può esprimere. Sì, buongiorno prima di tutto. Volevo insomma specificare che non è solo merito mio, no? Nel senso che c'è un gruppo di persone che stanno credendo in questo strumento, in questo percorso. Ci sono attualmente 43 soci nel centro commerciale naturale che si chiama Carbonia Produce, che insomma speriamo sia di buon auspicio per il futuro. C'è un consiglio direttivo, c'è stato un atto costitutivo proprio il 18 dicembre in occasione dell'80° anniversario della fondazione di Carbonia, che ci ha dato in qualche modo personalità giuridica. Quindi d'ora in poi saremo abilitati a lavorare per il territorio e per le imprese soprattutto del territorio. È importante cioè questo percorso, diciamo, ecco, poi volevo dire un'altra cosa. È chiaro che questo percorso che è nato, diciamo, circa un anno fa ad opera, poi tra l'altro l'ente promotore di questo percorso è stato proprio il comune attraverso l'assessore Mauro Manca, che l'ha portato avanti, e tra l'altro il comune ha sposato questa causa diventando poi socio onorario di questa associazione.
amministrazione. Quindi diciamo che siamo costituiti in tutti i sensi e abbiamo un socio onorario che ci supporta, che è appunto il comune. L'altra cosa che possiamo dire è che quali sono le motivazioni per cui è nato questo centro commerciale naturale? Si può dire che se ne poteva fare a meno. Ecco, ci sono altri centri commerciali in città. Ecco, noi ci vorremmo differenziare dagli altri centri commerciali cercando di dire la nostra. La cosa più importante rispetto alle altre esperienze è che non è un'esperienza localizzata, che so, al centro città, ma che va a valorizzare e a promuovere tutte le imprese del territorio del comune, quindi non soltanto il centro della città ma anche le frazioni, e non soltanto le imprese che fanno commercio ma anche imprese che fanno servizi. Quindi veramente, come dicevi tu giustamente, è un target a 360 gradi che noi speriamo, anzi stiamo raggiungendo, per far parte di questa associazione. C'è necessità di puntare quindi anche su un nuovo modello di sviluppo per la città di Carbonia, per farla rinascere da una crisi che in questi anni l'ha colpita purtroppo duramente. Sì, questo è il punto di partenza, nel senso che ci si è resi conto, ma voglio dire, non basta andare a fare un giro in via Gramsci per rendersi conto che gran parte delle serrande sono abbassate, per cui serve comunque un'azione forte per rivalorizzare le imprese che hanno il coraggio, perché ormai bisogna parlare di coraggio, di continuare a investire sul territorio. Sale la preoccupazione nel territorio per il rinnovo degli ammortizzatori sociali nella zona industriale di Portovesme per il 2019. A tal proposito, nelle scorse ore il consigliere regionale Gianluigi Rubiu ha spedito una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri Conte per sollecitarlo su questo argomento. Vediamo dunque il servizio di Manolo Murillo. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gianluigi Rubiu, ha indirizzato una lettera al premier Giuseppe Conte per chiedere la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga dell'area di crisi industriale complessa del Sulcis Iglesiente in scadenza il 31 dicembre. Secondo quanto espresso nella missiva dall'esponente politico, la sopravvivenza di centinaia di operai delle realtà industriali di Portovesme, Alcoa, Exila e Appalti Aeroalumina è appesa al rinnovo dell'indennità della mobilità in deroga. A tal proposito, Rubiu auspica un immediato intervento del governo per favorire il sostegno economico alle famiglie in vista anche della ripartenza dei siti produttivi. In riferimento a ciò è forte anche la presa di posizione della CISL territoriale, che tramite il responsabile all'industria Massimo Cara ha già dichiarato di essere pronta a una mobilitazione a più livelli se l'ammortizzatore sociale non verrà confermato anche per il 2019. Rimaniamo a Portovesme perché dopo anni di lungaggini burocratiche finalmente è arrivato il via libera al progetto di dragaggio del porto industriale appunto di Portovesme. Sollievo tra gli addetti ai lavori per l'ok a questa strategica infrastruttura. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio. Alla fine, dopo anni di tira e molla, rinvii, iter burocratici lunghissimi, è arrivato il via libera della regione Sardegna per il dragaggio del porto industriale di Portovesme. Il parere positivo sulla valutazione di impatto ambientale permetterà l'infrastrutturazione del fondale del porto e l'approdo in banchina di navi di stazza grande, con conseguenti vantaggi per le aziende operanti nell'agglomerato produttivo. Navi più grandi significherà di conseguenza costi inferiori nell'approvvigionamento delle materie prime per le realtà produttive territoriali come lo stabilimento Sidralois, in procinto di essere riavviato e per il quale il dragaggio del porto era una delle condizioni imprescindibili poste dalla proprietà all'atto dell'acquisizione degli impianti. Cambiamo argomento e parliamo di sanità. Da oggi infatti il CTO di Iglesias ospiterà il nuovo pronto soccorso con 3 nuove sale destinate all'assistenza dei pazienti, 4 ambienti dedicati all'osservanza breve e intensiva e 8 posti letto per i ricoveri. I sanitari stimano che la nuova struttura fornirà assistenza ad almeno 65.000 pazienti. Ci fermiamo ancora qualche istante per la pubblicità, poi rientriamo in studio per l'ultima parte del nostro TG40. Tra poco.
Bentornati in studio, apriamo la terza parte del nostro telegiornale parlando di politica. A causa infatti di alcuni errori nella presentazione della lista, Luca Caschili, assessore del comune di Carbonia, non potrà correre alle elezioni suppletive della circoscrizione di Cagliari. Vediamo tutti i dettagli. La Corte d'Appello di Cagliari ha escluso la candidatura di Luca Caschili, assessore all'urbanistica del comune di Carbonia, per la corsa alle elezioni suppletive che il 20 gennaio decideranno il sostituto del velista Andrea Mura, che nel mese di marzo fu eletto per il Movimento 5 Stelle alla Camera e fu successivamente obbligato a dimettersi a causa delle polemiche scaturite in riferimento alle sue troppe assenze in Parlamento. Caschili si sarebbe dovuto confrontare nelle elezioni della circoscrizione di Cagliari all'uninominale con il giornalista Andrea Frailis, candidato del centro-sinistra, Daniela Noli, psicoterapeuta espressa dal centrodestra, ed Enrico Balletto per Casa Pound. Ma a causa di alcuni errori nell'allestimento della documentazione da legare alla richiesta di candidatura, l'amministratore della città mineraria e di conseguenza il Movimento 5 Stelle rischia l'esclusione definitiva dalla competizione. Forte dispiacere è trapelato dagli attivisti del movimento che vedevano in Caschili il candidato ideale per poter affrontare quella che si prefigura come una sfida molto difficile. Prenderà il via domani a Sant'Antioco una 2 giorni dedicata al tema della sanità e delle patologie correlate al diabete. L'evento sarà orientato agli studenti delle scuole e agli atleti delle società sportive. Vediamo insieme. L'Aula Consigliare di Sant'Antioco ospiterà a partire dalla giornata di domani una 2 giorni interamente dedicata alle tematiche del diabete e dello sport. L'evento, organizzato dal Comune con l'Associazione Diabete Iglesias Carbonia Onlus, Diabete Italia, Sulcis Pes Basket e dei medici del Centro di Diabetologia e Medicina dello Sport dell'Ospedale Santa Barbara di Iglesias, prenderà il via domani alle ore 10.30 con un primo convegno rivolto alle scuole e si concluderà il 22 con un altro momento di approfondimento teso a sensibilizzare la popolazione, in particolare il mondo dello sport, atleti, allenatori e dirigenti, sul diabete di tipo 1 dalla diagnosi fino alla quotidianità della patologia in riferimento alla vita delle persone. Passiamo adesso agli eventi. Per i 30 anni del Museo Archeologico di Villa Sulcis, l'amministrazione comunale di Carbonia ha allestito 3 mostre sulla storia dell'ente che potranno essere visitate dai cittadini per tutto il periodo natalizio. Vediamo. Il Museo Archeologico di Villa Sulcis festeggia il suo 30° compleanno. Per celebrare al meglio questo avvenimento, l'amministrazione comunale di Carbonia ha allestito 3 esposizioni fotografiche dislocate nei siti culturali del sistema museale che ripercorrono la storia del museo, quella del Monte Sirai e del parco urbano di Cannas di Soto. Le esposizioni, elaborate in collaborazione con il SIMUC, saranno accessibili gratuitamente e si articoleranno nel Museo Archeologico di Villa Sulcis dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16, nel solo Parco Archeologico di Villa Sulcis dalle 9.30 alle 16 e infine nel Parco Urbano di Cannas tutti i giorni dalle 8 alle 16. Il nostro telegiornale è concluso, io vi lascio adesso alle previsioni del tempo per la giornata di domani e a Noasi in Curzu, il nostro telegiornale lingua sarda condotto da Enrico Puzzulu. Questa sera invece non perdete l'appuntamento alle 21 con il programma di Giancarlo Cancedda A Tutto Campo. Grazie per l'attenzione e per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.